Siamo attenti perché c'è una degenerazione nel nostro paese. L'accusa politica è chiara. Lei si sente una fomentatrice di un clima di odio in questo paese, visto che appartiene a quella destra che ha il governo? Beh, allora, sentito il dibattito oggi, forse, ripeto, un esame di coscienza dovrebbe farselo la sinistra. No, non mi sento tale. Do grande solidarietà, come ha dato subito sia la Meloni, sia Salvini, tutti gli esponenti di governo, al giornalista. Grandissima solidarietà anche alla coppia che è stata aggredita. E mi aspetterei dalla sinistra, e non l'ho sentito da Zan, non solo questa solidarietà, no, ma anche... Aspetterei che voi aveste approvato il DDL Zan. E perché Zan, non avete approvato la legge contro i crimini d'odio? Allora, a noi non ce ne frega niente della solidarietà, della vostra solidarietà. Non ce ne frega nulla. Non mi faccio usare la bacchetta. Però a me pare che ha usato un tono anche molto civile. Sì, anche perché, vede, questo è l'odio. Non è l'odio. Siete voi che odiate. Io non odio nessuno. Voglio essere un cittadino libero come tutti gli altri, onorevole Zan. I ragazzi picchiati a Roma sono il frutto di un clima d'odio che voi avete. Però giustamente Laura Ravetto dice: io non mi sento fomentatrice di odio, anzi mi sento vittima di questa aggressività che vedo anche qua nel collega Zan, che non porta da nessuna parte, che strumentalizza questi episodi. Poi potremmo parlare allora della proposta che avevamo noi rispetto a quella di Zan, perché siamo contrari ovviamente ogni forma di aggressione omofoba, assolutamente. Però voglio dirle una cosa, sulla parte, diciamo, dello scioglimento, oltre all'osservazione che ha fatto Manconi, no, guardi, la prego veramente di essere più... Andiamo velocemente in avanti, signori. Di prestare attenzione, perché lei sta strumentalizzando le situazioni per aggredire con odio l'avversario. La cosa più sbagliata del mondo, certo. Infatti dobbiamo tutelarlo. Ecco, vabbè, questo, ripeto, è il clima che sta creando la sinistra, che evidentemente ha difficoltà. Manconi, secondo me, ha... ragioni che poi sono supportate anche dal diritto, perché ci sono delle regole precise nel nostro paese che sono giustamente che lo scioglimento sia nel caso di azioni eversive attribuibili a certi gruppi, ed è giusto farlo. In questo caso c'è la responsabilità di due persone che vanno assolutamente, ringraziamo le forze dell'ordine per averli subito individuati, penalizzate, devono avere le pene più severe e assolutamente l'utilizzo quindi del codice penale. È il codice penale e non i provvedimenti per decreto del Viminale che devono decidere dell'esistenza o meno di movimenti estremisti. Specchia.